fa che tutti i pellegrini devoti di Padre Pio che arriveranno a questa casa possano essere benedetti, protetti dal tuo figlio particolare, speciale, Padre Pio da Pietrelcina, che col suo sangue ha lavato tanti peccati del mondo, e questo suo sangue servirà anche per noi a che le nostre colpe, purificate da lui, dal suo sangue, possano poi, accompagnato dal merito di aver partecipato a questa costruzione, farci meritare la gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nato a Deliceto il 22 febbraio 1943, padre Gerardo Saldutto resterà alla storia per essere stato il delegato e procuratore speciale per la costruzione della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina e delle opere annesse realizzate a San Giovanni Rotondo su progetto di Renzo Piano e con la consulenza liturgica di Monsignor Crispino Valenziano. Chiesa consacrata il 1 luglio 2004. Gerardo vestì l'abito di San Francesco nel 1959, diventò professo perpetuo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini nel 1964 e venne ordinato sacerdote a Campobasso il 28 gennaio 1968. Continuò gli studi frequentando un corso di pastorale a Firenze e conseguendo prima la licenza nel 1972 e poi il dottorato nel 1974 in storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, quindi la laurea in lingue straniere all'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. Padre Gerardo Saldutto è stato il primo confratello di Padre Pio a tenere la tesi di dottorato sul santo stigmatizzato dal titolo Un tormentato settennio 1918-1925 nella vita di Padre Pio da Pietrelcina, che poi diventerà un ottimo strumento di approfondimento per gli studiosi di Padre Pio. Tra i numerosi incarichi svolti nella provincia religiosa, Padre Gerardo fu presidente della commissione per l'ottavo centenario della nascita di San Francesco, economo provinciale, rappresentante legale della provincia religiosa, presidente della commissione interna dei frati cappuccini per la beatificazione di Padre Pio, vicepresidente della commissione interna dei frati per la canonizzazione di Padre Pio e direttore della rivista Pietrelcina, la terra di Padre Pio. Ma il nome di Padre Gerardo resterà per sempre legato alla chiesa di San Pio da Pietrelcina, di cui divenne nel 1989 il responsabile dei frati cappuccini per la sua costruzione. Un frate coriaceo, un uomo capace di comporre tra loro intelligenze diverse, deciso a portare a termine l'impresa. Nel libro Bella come il paradiso, grande come il mare, il meraviglioso diario della chiesa di San Pio, padre Gerardo ha raccontato come riuscì a vincere le resistenze di Renzo Piano, che dopo aver dato un'iniziale disponibilità non volle più accettare l'incarico di realizzare il progetto. Nel libro Il cammino di Padre Pio, la ricchezza spirituale del frate di Pietrelcina, raccontata dai suoi confratelli, padre Gerardo ha ripercorso le tappe della vita di Padre Pio seguendolo in tutti gli 11 conventi dove ha dimorato, con le testimonianze di frati e laici che lo hanno conosciuto. A partire dal 30 novembre 2019, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato ricoverato presso l'infermeria provinciale a San Giovanni Rotondo. Un ulteriore aggravamento ha reso necessario il suo trasferimento all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove ha esalato l'ultimo respiro il 28 ottobre 2021. Grazie, lo dobbiamo dire, alla emittente francescana nostra cappuccina Teleradio Padre Pio. Vorrei dirvi questo: sapeste quanto bene fa questa emittente? Trasmette 24 ore su 24 e arrivano tante lettere di ringraziamento. Potete immaginare quanto più facciamo felici tanti in tutto il mondo, mandando in onda tante piccole cose, ma belle e sante, della vita di Padre Pio. È un messaggio continuo. Allora, questo cosa vuol dire? Che la voce di Padre Pio si deve sentire in tutto il mondo. Vorrei avere una voce così potente da raggiungere tutto il mondo per gridare: amate la Madonna e fatela amare. Bene, grazie a questa emittente Teleradio Padre Pio, la voce di Padre Pio sta davvero raggiungendo tutto il mondo.
perché il suo messaggio è bello, perché libera il cuore dell'uomo dal peso della colpa, perché si imbatte sempre nell'occhio misericordioso di Padre Pio, che è capace soltanto di perdonare, amare ed assolvere.